Ciao a tutti e bentornati con un'altra puntata di Car Mechanic Simulator. Allora, devo fare un po' di mente locale perché già è un qualche giorno che non ci gioco. Non tanto in realtà, 2 giornate, vabbè, però insomma mi sono preso una pausa da questo gioco per fare dell'altro. E eravamo arrivati che, allora, questa qua sicuramente dobbiamo spostarla al suo posto. Anzi, in realtà facciamogli fare il test, che questo qua è sempre utile. Sempre utile. Punti disponibili 0. Bene. Telefono, vediamo che ordini ci sono di qua e di là. L'auto non parte. Revisione e riparazione generale. Parti danneggiate della carrozzeria. Ok. Questa qua è una novità allora per noi. Ups. Percorso di prova. Io non capisco perché ogni volta le macchine facciano fatica a partire. Questa è una cosa che non capirò mai in questo gioco. La mia parte è mezzo giro. Questo qua invece. Boh, ma qualsiasi macchina, non lo so. Ai, sti freni stanno cedendo un po' dappertutto, eh. Questo non è un bene. A posto. Oh, cazzarola. Quanta roba che c'è da cambiare qua. Vabbè, boccole per lo più. Vabbè. Ok. Spostiamola nella sala operatoria. Alias ponte A. Banco di riparazione. Cacchio. Ho comprato questa macchina, bla bla bla, non era più economico, eh? Ho capito che c'è da fare anche test drive qua, allora. Andiamo a fare questo test drive. Royal Crown. Già. Corona reale, vai! Porca vacca che è lenta. Sembrava decisamente più prestante dalla forma. Ah, onestamente queste cose qua, le accelerazioni qua secondo me sono molto poco più realistiche. Cioè, sono lentissime ste auto, non ce n'è una decente, ma una, eh. Qua ci vorrebbe un bel volante per essere tipo sotto corsa, diciamo. Per questo mezzo minuto di gioco. Se le sospensioni non erano distrutte, adesso ci ho pensato io, sicuramente. Ok. Prepariamoci. Questa macchina sarà da cambiare completamente, secondo me. Cazzo! Eh sì. Questa macchina è un rottame. Sembra bella, cioè è bella in realtà. Beh, no, in realtà neanche tanto perché i cerchi fanno un po' cagare il cazzo. Però è sciacagnata, proprio sciacagnata questa macchina. Allora, parti difettose trovate. Adesso ultimiamo il lavoro. Mamma mia, ma pure il motore è un blocco di ruggine, cazzo. Che merda è? Allora, strumenti di controllo. Oh, tester di compressione. Per la prima volta l'abbiamo comprato, cioè l'abbiamo usato. Ok, che è già una buona cosa, più o meno. No. Controlliamo di qua. Poi facciamo anche l'OBD. E poi basta. E l'ABC magari no. Altre magagne, più controlliamo, più troviamo magagne. Non è un buon segno questo, eh. Non lo è mai. Vabbè. Allora, vediamo sullo stato delle vetture se... Niente, ci manca ancora un qualche cosa. Lo troveremo, lo troveremo. Allora, stato delle vetture.
questo. Tutto sul fronte praticamente. Mamma mia. Quanti pezzi ci sono? No, in realtà c'è un sacco di roba. Ma che cazzo, quanta roba c'è? Quanti problemi ha questa macchina? E non sono ancora finiti. Non sono ancora finiti. Allora, vediamo un attimo. No, no, no. No! Sbagliato. Allora, modalità di controllo. Ok. Ah, così si fa allora, eh. Si fa così. Ecco, questo qua diciamo che è proprio il modo migliore per usare gli appunti, ok? Non l'avevo mai valutato fino adesso, però vi assicuro che è così. Perfetto, questo qua è proprio un piacere farlo. Allora. Così si fa, eh? Questa qua la prendiamo, ma in realtà dovremmo averne già qualcuna, non importa. Poi, questa. Aggiungi. Questo qua. Ok. E qui dietro io penso che siamo a posto. Vediamo un attimo qua. Ok. Bah. Di controllo, boccole ne abbiamo, non ci interessano. Appunti. Ok. Vai. Aggiudicato. Oh, ma che bene che si va così. Ma che bene che si va così. Mamma mia, una lista della spesa qua che non finisce più. Boh, io direi che possiamo fare una super spesona adesso e praticamente abbiamo messo di comprare tre quarti dei pezzi in teoria. Vediamo se ce la facciamo, eh. Se ce la facciamo. Scatola del cambio 14. Cambio. Scatola del cambio 14. Ecco, questo qua purtroppo è un po' invasivo, e potevano chiuderlo un po' di più. Vabbè, comunque scatola del cambio 14. Ok. Poi asse di trazione anteriore C. Allora, trazione. Cazzo ho scritto? Ah, ecco perché. Trazione. Asse di trazione anteriore C. Eccolo qua. Braccio inferiore. Sì, bene. Sono dislessico oggi. Braccio inferiore. Di sospensione. Eccolo qua. Pelle di accoppiamento interna. LG. Accoppiamento interna. Queste qua ne prendiamo un po', che non fanno mai male. Queste qua anche. Pinza del freno. Dovrei averlo già. Comunque vediamo un attimo. Ok, alloggiamento. Strano che scriva sbagliato oggi. Allora, alloggiamento, ventola del radiatore. Alloggiamento, ventola del radiatore. Eccolo qua. Asse di trazione. Di trazione anteriore C. Sospensione. Allora, braccio di sospensione posteriore A. Eccolo qua.
Braccio di sospensione posteriore B. Braccio di sospensione posteriore. Ammortizzatore. Posteriore A. Eccolo qua. Barra antirollio. Antirollio. Barra antirollio. Posteriore A. Eccolo qua. Abili e arruolati. In teoria adesso dovremmo avere un sacco di robine belle per fare dei lavori. O almeno spero. No, scusate un attimo perché non mi ricordo bene se. Eh sì, no, in realtà di qua è pieno, ok. Qua. Via questo. Via queste. Vorrei che ci siano delle cose che mancavano, eh. Ma non sono sicuro in realtà. Beh, comunque qua. Mozzo ruota, sto qua fa un po' cagare, mi pare, vediamo un attimo. Infatti, anche questo qua, allora, appunti, svuotiamo tutto e mettiamo questo. Ok. Anche questo qua direi che fa un po' schifetto, per cui eccolo qua, l'incriminato 2. Eccolo qui. Questo qua perché non è illuminato? Vediamo un attimo lo stato della vettura. Ah, eccoli qua, vedete. Questo. Questo. Mancano ancora questi due pezzi qua. E non so perché. Basta che è intrigato questo coso. Io voglio togliere questo, devo togliere questo qua. E devo togliere la gomma, ok. Che intrigo, che intrigo. Qua è messo bene di qua. Ma poi che cazzo sto facendo? Devo cambiare questo io. Via questo qua. E adesso questo qua. Perfetto. Però di qua da cambiare non c'è nulla, mi pare. Per cui perché li ho tolti? No, infatti di qua è tutto relativamente sano. È di là che fa un po' cacare tutto. Allora, dobbiamo togliere questo. Che però... Qua. Perfetto. Ok.
Sembrerebbe essere tutto in ordine qua. E di qua invece? Eccolo, eccolo. Eccolo qua, le ultime cose mancanti, mi sa. Questo e questo. Abbiamo trovato. Cazzo, manca un pezzo. Porcaccia la pupazza. Vabbè, dai, sarà qua sotto comunque, sicuramente. Sarà sicuramente qua sotto. Via tutto. Ah, ho capito, un po' alla volta, dai. Qua una cosa impedisce l'altra e via così. E via così. Cremagliere 14%. Eccolo qua. Ho trovato il pezzo sfigato. Eppure questo in realtà, eh. Può essere esaminato. No, vabbè, io voglio smontarlo semplicemente. Eccolo qua. Accessibile dal vano motore. Allora. Di qua. Allora, tiriamo giù tutto. Montiamo la ventola del radiatore e dopo dovremmo essere quasi pronti per sistemare tutto in realtà. O almeno credo. Vediamo un attimo. Abbiamo trovato tutto. Tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Ok. Per cui. Montaggio. Ok. E fin qua ci siamo. Riprendiamo da questa parte. Dovremmo avere quasi tutto, in teoria. Però controlliamo un attimo le condizioni, Allora, intanto andiamo nell'inventario e vendiamo le cose. Sotto il 27%. Via. Ok. 100% dei nuovi. 100%. Ok. Allora via questo. Via questo. E via questo. Questo qua evidentemente non è un nuovo pezzo. Perché ci mettiamo quello suo. Però. O almeno spero.
Ah, cremagliera. Ok, adesso la compriamo. Crema. Iera. Albero di trasmissione anteriore. Tablet. Compriamo queste ultime cosette qua. Allora, mozzo. Ruota 3. Poi alloggiamento. Del fuso, asse posteriore a. Qua. Ok. Albero di trasmissione anteriore. Ok. Ah, questo qua non l'ho comprato. Porcaccia vacca. Porcaccia vacca. C'è altro da montare nel frattempo? Pare di no. Questo qua è starzo con fuso bla 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 bla. Ok, l'abbiamo scritto e andiamo a comprarlo allora, eh. Starzo con fuso a snodo anteriore a. Ah, prendiamo 3, non si sa mai. Questo avevi, questo ti rimetto. Questa qua era sana, per cui ce la mettiamo. Tieni. Cazzarola, anche questo manca.
qua siamo a posto, credo. Adesso vediamo un attimo di qua. Solo questo mancava. Mi pare strano. Mi pare strano. Apparentemente sì. Vabbè, insomma. Ok. Poi qua siamo a posto, sì. Incredibile, ma vero. Giusto uno ne avevo. Che culo. Questo qua è azzurro. Boh. Vediamoci questo allora, dai. Vai. Ringrazio che ti metto anche le boccole nuove, pezzente, tipo. No, sto scherzando, però. Manca qualcos'altro, ma non so cosa. Ah, adesso sì, mi è venuto in mente invece cosa manca. Questo qua. Ah no, l'ho già messo. E allora cosa manca, scusa? Ah, eccolo qua. L'incriminato. Ok. Abbiamo finito? Ma. Non sono mica tanto convinto, onestamente. Più che altro speriamo di non aver messo roba più vecchia. E che quindi non me l'accetti. In teoria no, però. Dove manca quella roba lì, maledetti? Allora, vediamo un attimo, facciamo un check generale. Ok. Ah, qua dietro? Vabbè. Ah, ma con pezzettini, effettivamente. Piccolo dettaglio, eh. No, 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 non ci siamo, non ci siamo. Questa non è tua. Quella non è tua.
Lì. Ok. Andiamo fin qua. Ah, questa qua ti serve nuova. Adesso la togliamo, niente paura. Porcaccia. La pinza del freno anche. Te la mettiamo nuova, non ti preoccupare. Pinza del freno nuova, ho capito. Ok, va bene. Puntiamo un po' di cose, via e via. Via e via. Pastiglie, pastiglie. Porca tua mamma. Pastiglie di qua e pastiglie di là, ma vaffanchiappola. Vabbè. Allora. No, le pastiglie, ok, adesso le compriamo. Treni. Quelle qua. Nuove di pallino. In teoria dovremmo essere a posto. E anche qua le pastiglie nuove, eh. E qua non lo so però. Proviamo con sta roba qua. Sì, lo sapevo questo comunque. Vediamo se è giusto, eh. Motorino d'avviamento. Abbiamo tolto all'inizio. Yes, ce l'abbiamo fatta e con questo ragazzi concludiamo il gameplay. Grazie e alla prossima.